Ciao a tutti, in questo video vorrei parlare di tre caratteristiche che fanno di un uomo e un maschio alfa. Ce ne sono tante, ma in questo video ne vediamo tre in particolare. Allora, l'uomo in maschio alfa è per definizione un uomo all'antica, quindi sarà sempre e solo lui a chiedervi di uscire. Aspettatevi che vi chieda di uscire. E sia chiaro che all'uomo alfa di farsi desiderare all'infinito non interessa. L'uomo alfa si fa desiderare quanto basta. Quindi di ridurre in poltiglia le ovaie di una donna per lasciarla nel limbo, mi inviterà, mi chiamerà, eccetera, non gliene frega niente. Sarà, come vi ho detto, chiedervi lui di uscire e lo farà o personalmente o però, o se no, per forza di situazioni e cose di maggiori, insomma, per situazioni di forza maggiore. Ma sarà lui a chiedervelo e soprattutto un uomo alfa, un maschio alfa, vi verrà a prendere sotto casa. Fosse anche solo dotato di pattini a rotelle, piuttosto vi slitta. Vi slitta, vi traina, insomma, si adopera, però lo troverete sotto casa vostra. E un'altra cosa, certo che il maschio, l'uomo alfa, seduce, quindi la terza cosa è il maschio alfa, l'uomo alfa seduce, certo che seduce, l'uomo alfa cucca e seduce, ma a prescindere, tutti, amici compresi, seduce le vecchiette al parco, seduce anche gli animali che naturalmente si avvicineranno a loro. Ma perché? Perché lui sa emanare un fascino naturale, un fascino naturale che lo rende unico, che riesce a trasmettere senza tecniche seduttive, quindi di seduzione, quindi seduzione a parte, ciò che rende unico l'uomo alfa è il fatto che si sa divertirsi e si piace, quindi sa essere se stesso. Queste sono tre caratteristiche che fanno di un uomo alfa, parola di donna. E iscrivetevi al canale della Pink, mettete like, attivate la campanella, per ricevere notifiche sui nuovi video. Un bacio dalla Pink.